L'ultima volta che sono venuta in Colombia, il paese era uno dei più violenti al mondo. Proprio nella zona rossa, nell'epicentro del commercio della coca, c'è Meta, una delle regioni che più ha sofferto le conseguenze della violenza. Il rumore degli spari non si sente più, ma si vedono ancora le ferite che la guerra ha lasciato. Sono tornata in cerca di una storia di cambiamento, di una storia che raccontasse la Colombia dopo l'accordo di pace, una storia che parlasse della trasformazione del paese e del suo popolo. Lei è Joana. Dopo essersi sposata a 14 anni, ha lavorato a fianco del marito per comprare una terra e per coltivare i propri campi. Ora, a 34 anni e divorziata, possiede una piantagione di caffè e cresce i suoi figli. Joana? Buongiorno. Come stai? Com'è andata? Molto bene. Ben arrivata. Ti va un caffè? Sì, grazie. Come sta la tua famiglia? Bene, grazie a Dio. E i tuoi figli? Bene, studiano. Che buon profumo di caffè. Sì. Grazie. Ecco il tuo caffè. Come l'hai preparato? Ah, con zucchero di canna e caffè delle piantagioni. Ah, delle piantagioni. Quindi stiamo bevendo il tuo caffè. Esatto. Sono felice di rivederti, sai? Bene. Sei la benvenuta, cara. Nel 2011 avevamo già 5 figli e ci siamo separati. In quel momento lui ha preso la sua strada e io la mia. Dopodiché ho imparato da donna a essere indipendente e andare avanti per crescere i miei figli, lavorando nell'agricoltura. Joana, com'è stata la tua infanzia? Sono cresciuta con mio nonno perché mia madre mi ha abbandonata. Mio nonno mi ha preso con sé quando avevo un mese di vita e mi ha cresciuta. Com'era vivere qui prima? Dal 1999 al 2016 c'è stata tanta violenza. Però ora con l'accordo di pace stiamo vivendo con più tranquillità. La situazione è cambiata molto e qui non si sentono più i rumori della guerra. Raccontami com'erano le cose all'epoca. È stato molto difficile, troppo. Avevamo sempre paura perché si sentiva in continuazione il rumore degli spari tra i gruppi armati. Nel 2009 la casa di Joana fu coinvolta nel fuoco incrociato tra la guerriglia e l'esercito colombiano. 78 fori di proiettile sono chiare tracce di un passato fatto di violenza. Ristabilita la pace, le sparatorie finirono e la terra venne restituita ai contadini. La regione, una volta dominata dalla coltivazione di coca, ora ospita piantagioni di caffè. Come si coltiva il caffè? Si toglie la piantina dal sacchetto, si scava un buco di 40x40, si calcina, si mette il compost organico e si interra la piantina. E quante piante hai in questa piantagione? Ne ho 2000. 2000? E quante ne vorresti avere in totale? L'idea, se Dio vuole, è quella di piantare con il certificato. Quest'anno 2000 piante in più. Beh, hai il tuo da fare, insomma. Coltivare coca era una cosa molto comune in questa zona. Certo, era molto comune. Alla gente piaceva coltivarla. In quel periodo il business era coltivare coca, ma ora no.
Ora, ovunque tu vada, si vedono piantagioni di caffè. Joanna, insieme ad altri 100 agricoltori locali, partecipa a un progetto per coltivare il caffè biologico, per offrire una diversa fonte di sostentamento alla sua famiglia. Molte di queste terre, una volta, erano piantagioni di coca. Per molti contadini, coltivare coca era l'unico modo per sopravvivere. Per celebrare questo nuovo inizio, abbiamo deciso di intraprendere un viaggio insieme. Prenderemo una delle piantine di caffè di Joanna, simbolo vivente della trasformazione della Colombia, e la porteremo in Costa Rica, in una delle più vaste riserve di caffè del mondo. Sul nostro cammino per la Costa Rica, incontreremo alcuni contadini come Joanna, le cui vite sono cambiate con l'accordo di pace. La nostra meta è la Costa Rica, ma Joanna vuole che prima visiti la sua regione. Non lontano da casa sua incontriamo Don Marco, un uomo i cui anni di lotta sembrano essere finalmente terminati. La mia vita è stata segnata dalla povertà, parecchio segnata, parecchio. Fin dall'infanzia ho vissuto nella povertà assoluta, assoluta. Sono cresciuto con mio padre e mia madre e ho vissuto accanto a loro. Ho conosciuto il lavoro. Coltivavano caffè? Io sono bravo a coltivarlo, molto bravo. Ti abitui a coltivare e questo ti entra dentro, ti travolge. Pensi solo a lavorare e a nient'altro. Totalmente dentro. Pensi solo al caffè. Devi fare questo al caffè? Devi mettere quello al caffè, devi andare a mescolare il caffè. Tutto questo ti rimane qui, ti rimane in testa. Il caffè è tutto per me, tutto. Ho avuto paura, sì. Quando ci hanno sfollato avevamo paura, perché mi dissero che avevo 18 ore per andarmene dalla mia terra. E una volta fatti i bagagli, me ne sono andato. Abbiamo lasciato tutto, tutto. Abbiamo preso solo i vestiti, le coperte, alcuni piatti e qualche pentola. Il resto lo abbiamo lasciato in quella che era la nostra casa. Tutto, tutto, tutto è andato perso. Abbiamo perso tutto. Cosa ha significato per te l'accordo di pace? L'accordo di pace ha significato tanto per me. È come se ci fossimo tolti un peso. Prima si viveva comunque, non dico di no, si viveva. Ma tutti i giorni, se non vedevi l'esercito, vedevi la guerriglia. E sì, viveva sempre nella paura, perché in qualsiasi momento poteva iniziare uno scontro. Adesso si vive meglio, con molta più serenità per ognuno e per la famiglia. Questo è il fiume Güejar. Durante il conflitto ha assistito a sanguinosi massacri, deportazioni e violazioni dei diritti umani. Mentre lo navighiamo, un senso di pace e tranquillità ci pervade. Il cinguettio degli uccelli ha preso il posto degli spari e il silenzio della natura è tornato a predominare.
Il fiume ci conduce da Fabio. La sua è solo una storia dilettante. Da bambino dovette lasciare la sua casa per evitare di arruolarsi nell'esercito della guerriglia. In quel periodo sono stato chiamato per arruolarmi. Avevo 15 anni ed è stato molto difficile. A quell'età non ti sei mai allontanato dai genitori. È come se finisse il mondo. In quel periodo sono iniziati i problemi e le tragedie per noi. Io ho dovuto iniziare a lavorare nelle coltivazioni di coca come raspaccio. Questo era il mio lavoro. A quel tempo sembrava bello perché si veniva pagati per quello che si riusciva a raccogliere. C'è stato un cambiamento tra quello che si coltivava e quello che si coltiva oggi in questa regione? È cambiato veramente tanto. Io adesso lavoro in una piantagione che è legale. Sono passato a lavorare da una coltivazione illecita a una lecita. Ora si lavora più serenamente. Ci si dedica di più al lavoro e alla famiglia. In questo senso, la vita è cambiata. Arrivare a Charco Azul intimidisce e toglie il fiato allo stesso tempo. Si fa fatica a immaginare che qualche anno fa la guerriglia si accampava qui, tenendo i suoi prigionieri chiusi nelle caverne per nasconderli dagli elicotteri che li sorvolavano. L'ultima volta che sono venuta in Colombia, sarebbe stato impensabile arrivare fino a qui. Questo posto rappresenta una svolta per entrambi ed è qui che Joanna ha voluto condividere alcuni dei momenti più difficili della sua vita. Nel 2008 c'era tanta violenza. Sono stata minacciata e per questo motivo sono dovuta scappare con i miei figli. Siamo andati a vivere allora in una città qui nel Meta che si chiama Fuente de Oro. E lì ci siamo stabiliti. Pagavamo l'affitto e vivevamo lì. Però mi annoiavo molto. Perché ti annoiavi? Perché mi mancava casa mia, sì. Sì, mi mancava casa mia. Nonostante la violenza di quei tempi, hai deciso di tornare. Non avevi paura? Sì, abbastanza, però in fondo mi sono detta no, torno a casa perché quella è casa mia ed è rimasta abbandonata. Ho deciso di tornare, mi sono detta non mi importa. Se mi vogliono uccidere, che mi uccidano, ma devo tornare a casa mia. Aver ripreso il controllo della propria vita, superando gli orrori della guerra, riempie l'anima di Jezid, un ex guerrigliero che ora accoglie i turisti in questo meraviglioso posto. 3 anni fa tutto ciò che ci circonda, qui dove siamo ora, faceva parte degli accampamenti dove stavano le unità militari, come le chiamavamo ai tempi. La zona era battuta via terra dalle FARC, mentre dall'alto gli elicotteri bombardavano e mitragliavano. Purtroppo questo era normale durante il conflitto. Cosa ha significato per te l'accordo di pace? Grazie all'accordo di pace abbiamo potuto godere di questo posto. E non solo qui. In tanti comuni e dipartimenti si sta facendo lo stesso lavoro. Tutto grazie all'accordo di pace. Vuol dire che l'accordo è servito a qualcosa.
Che città grande. Sì, è la prima volta che vengo qui. La nostra ultima tappa prima di partire per la Costa Rica è Bogotà. Mi è piaciuto davvero tanto stare a casa tua. L'aria che si respira. Sembra che tutto nutra lo spirito. Sì. Tranquillità, armonia, allegria, pace. Sono molto curiosa. Da bambina cosa avresti voluto diventare o fare? Beh, volevo studiare e diventare insegnante. Ma le cose non sono andate proprio così. Poi non avevo né mamma né papà. Qualcuno che mi supportasse. Quindi non ho potuto finire di studiare. Ho studiato fino alla quinta elementare e poi basta. Allora è per questo che ti impegni tanto? Per far sì che i tuoi figli possano studiare? Sì, è così. Nelle scorse settimane, Bogotà e altre città della Colombia sono state travolte da proteste contro l'attuale governo. Tra le varie cose, protestavano contro le esecuzioni dei leader della comunità, iniziate dopo l'accordo di pace. È angosciante pensare quanto sia precario l'accordo di pace. Se venisse rotto, tutto potrebbe cambiare per persone come Joana. Sono loro che pagherebbero il prezzo più alto per una guerra. Ed è per questo motivo che dobbiamo continuare il nostro viaggio. È la prima volta che Joana lascia la sua regione. La prima volta in assoluto che prende un aereo. La prima volta che va all'estero. La prossima tappa del nostro viaggio parte da San José, in Costa Rica. Sei stanca dal viaggio? No, per niente. E tu? No, sono emozionata di essere qui. Questa zona sembra molto tranquilla. Sì, è molto, molto tranquilla. Diverso da Bogotà. Beh, sì, Bogotà è caotica. Bene, ora andiamo verso Cartago. E lì che cosa c'è? Per la verità non lo so. Mi hanno detto che ci sono una chiesa e un mercato. Dai, andiamo a vedere. Ti faccio una foto. Vediamo. Sorridi. Ecco qui. Molto bella, perfetta. Hanno una varietà incredibile. Questo cos'è? Mais spezzato, bianco e giallo. E c'è anche del mais bianco intero, come quello per le galline. Ci sono anche fagioli neri e piselli. Ah sì, questo lo abbiamo mangiato in Colombia, mi ricordo. Sì, l'abbiamo mangiato in Colombia. Amica! Amica, guarda, una pianta di caffè. Quanto è grande! Sì. Non so che varietà sia, però è una pianta di caffè. E tu che varietà hai? Io ho la varietà Castilla. Sai cosa c'è di fantastico qui? Cosa? Che qui in Costa Rica non esiste l'esercito. In Colombia c'è un grande esercito, qui invece in Costa Rica no. Investono nella salute e nell'educazione.
stiamo arrivando. Sì, stiamo arrivando al CATI. Sono felice di essere arrivata. Finalmente. Finalmente ci siamo. Come si sentono gli uccelli? Sì. Come una sinfonia. CATIE è un centro dedicato allo sviluppo agricolo e alla conservazione biologica. Qui vengono raccolte e coltivate piante e alberi da tutto il mondo. Ognuno di questi ha una storia unica. Siamo nella collezione internazionale di caffè. Questa collezione è stata creata 70 anni fa, qui a Torrealba. È una delle collezioni più importanti al mondo. Qui abbiamo 11 specie. Per esempio, questa è di Coffea aliberica. La sua caratteristica è la sua grande dimensione. Sì, guarda che grande. Non è facile vedere una pianta di caffè di queste dimensioni. Diversi metri. È fertile e soprattutto fa frutti grandi, se lo guardi bene. Sì, sembra uva. Sì, proprio così. Non è comune vedere un frutto di caffè di queste dimensioni. E qui, quando è il momento, che si fa? Si raccolgono? Sì, certo, anche qui. Qui il raccolto è scaglionato e prendiamo i frutti maturi nella seconda metà dell'anno. Questa è un'altra. Guarda questi frutti. Sono più piccoli di quelli che ti ho mostrato prima. Qua puoi confrontarli. Questi sono gli altri che ti ho dato. Così puoi vedere la differenza di dimensioni. E questa specie da dove arriva? Come quasi tutte le piante, viene dall'Africa. Ah, ok. La piantina che avete portato la mettiamo qui, in un posto speciale, e la conserveremo per tanto tempo. Vogliamo conservarla per molti anni, in eterno. Pura vida! Pura vida! Dobbiamo scavare un buco. Come deve essere il buco? 40x40, ma siccome qui la terra è diversa, lo facciamo di un'altra dimensione. Ora iniziamo a mettere il terriccio dolcemente, senza danneggiarla. Così, che non ci siano buchi ai lati, in modo che l'acqua scivoli e che non si creino pozzanghere. E che la piantina continui a crescere. Ecco fatto. Bene, come ti sembra? Ottimo, mi è piaciuto piantarla. E tu come ti senti? Molto bene. Sono felice. Felice di aver portato questa piantina di caffè dalla Colombia alla Costa Rica. Ogni pianta di caffè proviene da una diversa parte del mondo. Tra quella più alta e quella più longeva, c'è la pianta di caffè di Joana, simbolo del cambiamento. Ogni viaggio termina solo quando si ritorna al punto di partenza. Durante questo viaggio, Joana mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato che per essere coraggiosi bisogna sapere cosa significa aver paura e che il posto che ami dovrebbe essere il posto in cui tornerai sempre. Ma soprattutto mi ha insegnato quanto può valere credere nel potere del cambiamento. Avanti. Siamo arrivati. Buongiorno. Come stai, bambina mia? E tu come stai, bambino mio?
Ciao, Karen, come stai? Com'è andata? Lady, come stai? Com'è andata? Ah, siete belli. Sì, siete belle. Com'è andata? Bene, bene. E tu? Com'è andato il viaggio? Bene, grazie a Dio. In futuro voglio migliorare il mio stile di vita. Ogni giorno si aspira a migliorare. E in questo consiste la mia vita. Io i piani? Oh no, non faccio tanti piani. Chiedo solo a Dio di darmi la salute, così posso lavorare ancora alla mia terra e vegliare sulla mia santa moglie e mio nipote. Questo è tutto quello a cui penso nella mia vita. Ho sempre desiderato il meglio per i miei figli. Visto che io non ho avuto opportunità, mi sono impegnata a supportarli. In qualsiasi modo. Penso che un giorno saranno qualcuno nella loro vita. E loro sono la mia ragione di vita.